Signori, c'è qua una cosa un po' strana stasera, perché stasera, adesso è sera, però magari voi lo vedete alle 6 del mattino. E questa che cos'è? Una Vespa a pedali. Venga qui, fai vedere a loro. Qui c'è scritto Vespa, per cui penso proprio sia una Vespa, è una Vespa. È una Vespa strana, perché è una Vespa francese. Voi sapete che la Piaggio, tra le altre cose, in Francia produceva con la ACMA, la Vespa 400, che era una sorta di bianchina trasformabile, unica, un pezzo particolarissimo che in Italia è quasi introvabile, e questa non è altrettanto. Perché? Perché appunto, quando era a pedali, e guardali bene da vicino, guardate che cosa strana, c'è una Vespa a pedali, del tipo che se rimani senza benzina o rimani per in strada, tu salti in sella la Vespa e dici... Che bello avere pedali, quindi diventa come una bicicletta, è una bici Vespa, è una Vespa bici, amici amici e poi tutti in Vespa bici. E quindi c'è la sua bella, questo è il suo libretto a tutti gli effetti, francese, completamente originale, è del 65, 23 febbraio 1965, e c'ha tutti i suoi elementi a posto. Qui c'è ancora il cartellino del rodaggio, e che dire, è un restaurato naturalmente, perché sarà difficile pensare che una Vespa del 65 non abbia mai visto una riverniciatura totale come questa, ed è un restauro totalissimo, nel senso che questa Vespa è stata riportata naturalmente alla miera e riverniciata con il suo colore d'origine in modo ineccepibile. Non esiste, facciamo vedere i dettagli, non esistono problemi di buccia d'arancia, non ci sono colature di vernice, non ci sono lacrime sul viso, non ci sono lacrime sul visto, non c'è nulla di tutto ciò che normalmente o molto spesso e molto volentieri ci sono nei restauri. Le sue marce anche sono a posto, il motore è perfetto e insomma una Vespa che è pronta all'uso. E che quindi aspetta soltanto di essere cavalcata o pedalata. E a questo punto io vi dico anche che è un pezzo da museo, un pezzo da 90, anche se è 50. Quindi a chi può andare, a chi ama davvero la Vespa.